Ciao amici e bentornati nel canale Casa Superstar. Fermi tutti! Vista la mia sbadataggine, prima o poi sarebbe successo Annalisa Superstar, non Casa Superstar! Un canale molto sfavillante e da questa introduzione così sfavillante capisci quanto sia sfavillante. Oh vabbè, smetto. Senti, io pensavo una cosa volevo fare. Ogni volta che io faccio un haul Essence esordisco dicendo la stessa cosa, quindi preparati alla poesia. Io non sono una grande fan di Essence, anzi, non mi piace molto, però penso che tra i prodotti Essence qualcosa di carino si scovi. In particolar modo, mi piacciono alcuni smalti di trattamento e altri accessori. Allora, ora che ho detto la poesia, possiamo parlare dell'All Essence. Ho levato gli occhiali. Perché volevo? Perché li ho levati gli occhiali? Che poi non capisco niente da tutto il video, poi esco fuori fuoco, se non capisco che sono fuori fuoco e cose del genere. All Essence, allora, senti qua. Niente, praticamente stavo passando all'OBS perché devo andare da un'altra parte. E ho visto che c'erano due signori che stavano sistemando lo stand, per cui io ho pensato gli smalti, perché io ormai base top coat soltanto Essence, punto e basta, non riesco a trovare nient'altro che mi soddisfi, come mi piacciono questi due cosi che costano una miseria, non mi piace nient'altro, per cui praticamente sembravo un calabrone che ho fatto quello che devo fare al ritorno, visto che erano ancora là che stavano mettendo cose, ho detto senta guardi io non voglio questo problema, posso prendermi questi signori? Certo, perché non li prende? Prima faccio quello che vuole, e ho preso delle cose, cioè io che non dovevo comprare assolutamente niente, che praticamente ho speso 20 euro. Parliamo. Tanto che sono andata alla cassa. Anyway, questo te lo faccio alla fine che non è senso, non c'entra niente. Smalto e top coat, se non mi segui da tempo e ti sei approcciato ora al mio canale, quindi non sai che io ho una leggerissima fissazione per questi due smalti qui. Allora, la base è questa. Il top coat. Il top coat è questo. Allora, io guarda, non lo so che cavolo c'è dentro, non lo voglio sapere. Io tolgo lo smalto per noia, ma se non avessi, oppure la cosa che a me le unghie allungano alla velocità della luce, a certe volte proprio mi si vede lo stacco dello smalto. Se non avessi la noia di vedermi sempre lo stesso smalto, o lo smalto ha cambiato un po' colore e non mi piace più, o non mi si vedesse lo stacchetto qua sotto, credimi, potrebbe rimanere più di 10 giorni. Altro che smalti e smaltini con top coat miracolosi e polimeri, chissà che cosa. Guarda, senti una scema, spendi 3,19 euro e 3,19 euro sono 6,40 euro. Più o meno, no? Perché se faccio 3,20 e 3,20, 20 e 20, 40, 3 più 3, 6, 6,40 euro. Io sono brava, un po' brava. Allora, 6,40 euro di bontà. Lo smalto rimane lì. Tutte quelle che hanno ascoltato il mio consiglio hanno detto: oh, Annalì, c'hai ragione. Le mie amiche che non si fidano e continuano a non fidarsi e si sparano quello che si sparano in quei prodotti che comprano, sono scarsissimi, a botti di 20 euro a boccettina. Ma io mi dico: come fai? E tu non mi ascoltare, devi spendere 6,20 euro. Vatti a spendere 20 euro, io non so che cavolo hai comprato. Favolosi. Questo. Allora, credo che sia la quarta volta che lo compro perché io me li bevo proprio. Ti ritorno a dire, sai perché io mi mantengo in forma? Io non mangio, bevo fondotinta, correttori e smalti. Sai come si chiama? Sto scherzando, ovviamente. Anche se c'è una trasmissione su Real Time, le mie ossessioni, una cosa del genere. No, ragazzi, questa cosa delle ossessioni, c'è gente. Io. Guarda, non mi piace stare lì a giudicare con facilità e no, ma cos'è troppo strano, un po' fuori di testa. C'era una che si beveva gli smalti e aveva le sue marche preferite, Auso Sommelier, no? Poi quella che mangiava il pannolino sporco dei bambini, quello che mangiava le pietre, la bomba piuma. Cose che, mamma mia. Vabbè,
Vabbè, comunque andiamo avanti con questa strepitosa All Essence. Dei prodotti per la manicure Essence piacciono e anche non poco, perché gli devo dire che con poco ci si toglie dei capricci e si comprano degli strumenti abbastanza soddisfacenti, anzi levano abbastanza degli strumenti soddisfacenti. Allora, ho preso questa lima, ho fatto una piccola premessa, perché ti voglio consigliare anche un altro brand che è veramente low cost per quel che riguarda le lime, Peggy Sage. Allora, io ho una limetta che ho pagato un euro più di un anno fa, adesso basta, la butto perché non lima più niente, poveraccia, c'è diventata liscia. Al Cosmoprof ne avevo presa una, però ho sbagliato la grana, troppo dura, combino pasticci, però ti devo dire che ora volevo andare a prendere quelle Peggy Sage, però non mi viene facilissimo andare al negozio dove so per certo che le vendono. Anzi, se sai a Palermo dove vendono Peggy Sage, ragazzi, signoria vostra, iscriverlo, perché ha degli strumenti veramente carini per la manicure e che mi soddisfano tanto. A proposito, prepariamoci psicologicamente, perché faccio un altro video sulla manicure, perché io sono fissata con la manicure, quindi faccio un altro video sulla manicure. Anyway, ti volevo dire, questa lima non è la prima volta che la compro, c'è scritto 2 in 1 Studio Nail 2 Way Profile File Soft. Non è la prima volta che la compro, mi piace tanto perché io ho le unghie delle mani. Allora, da quando ho fatto tempo fa ho ricevuto in omaggio degli integratori della Solgar, proprio per le unghie e i capelli, devo dire che siamo fortificata alla grande, però preferisco sempre utilizzare qualche cosa di più delicato. Questa qua è delicata e mi strapiace un casino. Ti devo dire che ho preso sta cosa che già ho provato, ero troppo curiosa, l'ho provato, praticamente è un bastoncino, si chiama Professional Cuticle Pusher e ha un coso in ceramica. Ovviamente a me mi pungevano le mani, gli ho levato l'adesivo qua dietro. Praticamente c'è questa puntina qui in rosa all'apice del bastoncino, che è in ceramica e serve a spingere le cuticole. L'ho provato, guarda, l'ho fatto su due dita, sembra che funziona veramente. Se funziona, ed è come dico io, è prodotto top of my life, favoloso. Ovviamente non ricordo il prezzo e ovviamente ho buttato lo scontrino. Non per la manicure, ma per il make up. Ho visto che c'è una storia. Io sinceramente non so se sono nuove o no, perché credo che siano nuove, perché io non le ho mai viste. Certe volte passando all'OBS allungo l'occhio e guardo. Ho preso queste qua, guarda, con il cuore della mare. Allora, tutto rosa e con i cuori. Praticamente sono delle spugnette che servono concealer e make up sponges. Servono praticamente, guarda, te la faccio vedere. Sostanzialmente sono dei cuoricini divisi a metà e sono la versione un poco dei poveri che si devono staccare, ok? Quindi ne prendi una soltanto. Sono la versione quella un po' così molto economica e di certo non con lo stesso effetto della Beauty Blender per il correttore, che io prima o poi vado a comprare. Non ho mai avuto l'occasione ancora di acquistarla, ma mi sa che prima o poi me la sparo, Beauty Blender correttore. Comunque, queste qua, niente, mi faceva simpatia la confezione, la verità, guarda, ti devo dire la verità, sincera, mi ha fatto simpatia la confezione, le ho trovate carine. Sotto il video del Get Ready With Me, dove ci sono io in quella foto di anteprima che sembra miracolata, sembra che sto avendo una visione mistica in quell'istante, no, non lo so neanche io perché faccio queste cose, me lo chiedo da sola, che cavolo fai? Niente, andiamo avanti, arginiamo subito la cosa, andiamo avanti. Chiedo consigli su un mascara, tante mi hanno segnato un mascara della Bottega Verde che prima o poi andrò a provare, però a che mi ritrovo lì, ma non messo dei prodotti nuovi e io sono stata fortemente incuriosita perché tante mi suggerivano un mascara della Essence in particolare, no, due mascara della Essence. Uno era il Love Extreme che 100 anni fa usai pure io e mi ricordo che piacque pure a me, poi me ne suggerivano altre e infatti avevo il cellulare in mano, cercavo come cavolo si chiamava sto mascara mentre quei signori mettevano le cose nello stand, io avevo il cellulare in mano e cercavo il nome tra i commenti al video, però visto che c'era questo qua che era nuovo, ho detto guarda dai, prendiamo questo nuovo che è Forbidden Volume Mascara. C'era anche il Top Coat della stessa linea, però mi pare che avesse il tappo rosso, la confezione era diversa, un pochettino più sottilina, con il tappo rosso con 3 R, mi raccomando, ricordati, a Palermo rosso Davide Doccia Fabrizio unghia Quel top coat conteneva le fibre, io non l'ho preso perché ho comprato 100 anni fa le fibre di Paola P che ancora non muoiono, queste non finiscono mai, e quindi ero inutile comprarsi un'altra cosa simile, uso quello che ho, però c'era questo qua. Allora, l'ho messo oggi, parliamone. Ce lo faccio, aspetta che mi avvio, mi sono tolta gli occhiali, ecco perché ho tolto gli occhiali all'inizio, vedi, quindi
Ti prego non guardare le occhiaie, è troppo sbavato. Ti sono struccata la stamattina. Fai finta di non vederlo. Vediamo così. Ah, cucù. Ah! Che cretina. Allora, non mi sembra malaccio. Guarda, considerato il fatto che è ancora nuovo, considerato che io non amo i mascara quando sono nuovi perché sono ancora liquidi, a me quando sono liquidi non piacciono, non mi è sembrato malaccio. Facciamo una cosa, ne parliamo fra un po' di tempo, perché secondo me i mascara quando si asciugano danno delle buone prestazioni. Comunque è costato tipo 3 euro, 4 euro, una cosa del genere, però troppi commenti tutti uguali su quello Bottega Verde, troppi. E Angelo Manico è proprio questo. Vabbè dai, prima o poi tanto finisco le cose. È bello ora? C'ho l'ombra della camera, guarda, bellissimo. Out of topic, però l'ho preso da... Aspetta così. No, perché se ne è andato il sole? Ma che sta succedendo? Allora, fuori tema, make up, però all'UVS ero alla fine. Presente quando si infila in cassa che ci sono un sacco di cose, mi se le dare, sotto sconto. Ho comprato una cosa che volevo un sacco di tempo. Io però mi sveglio, sto pensando la mattina, voglio qualcosa, e dico a mio marito: Filippo, voglio qualcosa, compro. E lui dice: no, riprenditi, e mi suona: no, Filippo, io voglio la mia mamma, voglio qualcosa, fammi aiutare tu, l'ospedale, butta a terra, mi è roto. Niente, la cosa che volevo un sacco di tempo fondamentalmente è un custodia per il passaporto. Comunque se io viaggio, vado a terra fine, diciamo. Allora, arriverà di nuovo il mio turno di viaggiare, diciamo, ci sono periodi della vita in cui non si può fare. Allora, c'è scritto travel with me. Sì, viaggia con me. E niente, il mio portapassaporto che è costato solo 5 euro. Poi mi sono resa conto che effettivamente 5 euro per questa stronzatina e costava tanto. Era 7,99 euro, un po' me ne sono pentita, però vabbè, ormai l'ho comprato. Lo volevo un sacco di tempo, ora smetto di piangere tutte le mattine quando mi sveglio che voglio qualcosa. Travel with me, viaggia con me amica. Ta-da, c'è il passaporto. Sono deficiente, sono una deficiente. Vabbè. Dice quanti anni hai? 34. 34? Ne dimostro almeno 45 in video! E detto questo era il mio shopping essence con quella novità di quel mascara che ho preso. Ti dico, allora, l'ho provato solo stamattina. La mia idea sui mascara non la faccio definitivamente quando ci metto pure lo strucco, per vedere un pochettino come si struccano. Ne parliamo fra un pochettino di tempo. Spero di averti tenuto compagnia. Se hai trovato qualche prodotto essence che pensi che possa essere curioso, scrivilo nei commenti. E se anche tu hai provato questo benemetto mascara Bottega Verde, segnalalo, che così mi finisco di convincere. Ciao e che le stelle siano con voi. Ciao anche dal sole che se n'è appena andato.